È gravissima la bimba colpita da un proiettile a Napoli. Malta affonda un peschereccio italiano, un morto. Un Boeing tenta un atterraggio in Florida e finisce nel fiume. Sono estremamente gravi le condizioni cliniche della bimba di 4 anni ferita venerdì pomeriggio nel corso di una sparatoria avvenuta nella zona di Piazza Nazionale a Napoli. La piccola ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Santo Bono e in coma farmacologico indotto è stata operata questa notte. Un motopesca a strascico di Siracusa è affondato in mare a mezzo miglio dall'isola di Malta. A bordo dell'imbarcazione c'erano 4 persone, 3 sono state salvate e portate in ospedale a La Valletta, una però è morta. La quarta persona risulta attualmente dispersa. I soccorsi sono stati coordinati dall'autorità marittima maltese. Un aereo passeggeri è andato oltre la pista ed è scivolato in un fiume. È accaduto nella tarda serata di ieri nella base aerea navale di Jacksonville in Florida. Il velivolo ha tentato l'atterraggio durante una tempesta. Tutte le persone presenti, erano 143, risultano all'appello e sono vive, lo riferisce l'ufficio dello sceriffo di Jacksonville. Non c'è solo Antonio Conte nella lista dei grandi allenatori accostati alla prossima stagione della Roma. Nelle ultime ore una clamorosa indiscrezione arriva dalla Francia. Stando a quanto scrive l'Equipe, la Roma sta infatti trattando con José Mourinho. Secondo il quotidiano transalpino, sarebbe disposto a tornare in Italia dopo l'incredibile exploit del triplete con l'Inter che ha guidato dal 2008 al 2010. E questa era la nostra ultima notizia. Se volete degli aggiornamenti, come sempre, potete collegarvi al sito www.adnkronos.com. Grazie per averci seguito. Arrivederci.